Caterina Montalbano torna il premio dedicato a suo padre Pippo, un evento che vuole premiare chi si impegna per la crescita culturale del territorio e che vuole mantenere viva la memoria. Sì, è soprattutto un premio che cerca di tenere vivo il ricordo di un uomo che tanto ha fatto e tanto si è speso per la sua città e che purtroppo è venuto a mancare troppo presto. E cerchiamo con tutte le nostre forze di coniugare la voglia e il desiderio di mantenere viva la memoria di mio padre, nonché attore Pippo Montalbano e regista, eccetera, e di legare il suo nome a degli artisti, a delle maestranze, a delle eccellenze che in qualche modo continuano a portare avanti la cultura e che tengono alto il buon nome di Agrigento, città che lui amava in maniera totale e che lo ricorda ogni anno proprio per tenere ancora vivo il legame tra l'arte e la città e la cultura. Chi sono i premiati dell'edizione 2022? Allora, quest'anno premieremo, li cito in ordine alfabetico, premieremo l'imprenditore Enzo Bellavia perché abbiamo pensato che è giusto premiare anche dare un riconoscimento anche a chi fa sì che l'arte vada avanti, quindi non soltanto chi sale sul palcoscenico, ma chi permette a qualcuno di salire sul palcoscenico. E in questo ritengo che Enzo Bellavia sia un grande, sia un maestro per tutto quello che ha fatto, per come si è speso anche personalmente per creare questa struttura dove si svolgono questi grandi eventi. Premieremo Beniamino Biondi legato affettivamente a mio padre da sempre, e anche suo papà, Settimio Biondi, amico storico di mio padre, è un intellettuale che fa tantissimo per la città, che organizza sempre rassegne, manifestazioni, tutto quello che serve per convogliare la gente e riflettere e studiare e leggere e andare avanti. Premieremo Giovanni Buzzurro. Giovanni Buzzurro è una persona, intanto, oltre che essere un musicista, è un amico perché le famiglie Buzzurro e Montalbano sono state da sempre legate da una profonda amicizia. Ed è giusto che lui, che oltre ad essere un musicista, è anche un ambasciatore di musica, perché da quando si è trasferito in Messico non ha fatto altro che portare avanti anche le musiche, le tradizioni popolari, addirittura in un altro continente, oltre che in giro per il mondo. Poi avremo Salvatore Cascio, Totò Cascio, il piccolo protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, che era un film a cui mio padre era legatissimo. E infatti io dico sempre, se dovessimo scegliere il film della vita di mio padre, piuttosto che I 100 passi o qualche, io saremmo sicuramente, la nostra scelta cadrebbe sicuramente sul Nuovo Cinema Paradiso. Poi ci sarà Sergio Criminisi. Sergio Criminisi che è cresciuto in via Papalucciani vedendo mio padre tutte le mattine e lui lo ricorda sempre con il suo cane, con il mio cane a passeggiare, e che ora lui è diventato veramente un vignettista, un disegnatore, un artista di grande livello, una persona speciale. Poi ci sarà Maria Concetta De Marco. Maria Concetta De Marco, oltre ad essere una scrittrice, è colei che ha curato quest'anno l'editing del libro che uscirà e che ha scritto mio fratello, che racconta aneddoti, storie particolari della vita di mio padre che di solito non sono noti al pubblico. E poi ci sarà l'avvocato Taibbi, Peppe Taibbi, per il suo impegno nel FAI, per il suo impegno nel sociale, per il contributo, insomma, che tutelando l'ambiente, tutelando il territorio, e tutelando sempre la cultura dà alla nostra città. Consegneremo due premi speciali a due attori importanti, Paride Benassai e Lucia Sardo, anche loro non c'è niente da dire, li conosciamo tutti, centinaia di film, di partecipazioni televisive, in particolare Lucia Sardo ha conosciuto mio padre sul set dei 100 passi. Poi ci saranno tre premi speciali che annunceremo a sorpresa, e che saranno, spero, graditi da coloro a cui sono stati dedicati. Appuntamento Appuntamento? sabato 8 ottobre al Teatro Pirandello alle 20:30 per condividere una serata soprattutto di gioia. Giovanni Buzzurro, Agrigento ti tributa un riconoscimento dedicato a Pippo Montalbano. Qual è la tua emozione? Guarda, l'emozione è tanta, sono veramente felice, ho avuto modo di conoscere Pippo e lavorare con lui tanti anni fa, da piccolo, quindi ricevere questo premio mi riempie di gioia anche perché lo faccio nella mia città e in un posto così bello come il Teatro Pirandello. Tu non vivi più in Italia. Io vivo in Messico da 14 anni, continuo a fare sia il musicista che il produttore musicale.
e mi occupo anche degli italiani all'estero, essendo il presidente del Comites Italiano in Messico. Jody Falco, lei è regista del premio Pippo Montalbano insieme a Marco Sabatteri. Quali sono le novità dell'edizione 2022? Allora, le novità di questa edizione sono tante, come Lucia Sardo, come tanti premi che stiamo dando. C'è un lavoro dietro molto grande, specialmente da parte di Marco e Caterina, le sue sorelle si sono impegnati tanto. Io sto solo assemblando tutto il lavoro che hanno fatto loro, perché è stato grande, e metterlo insieme. Ci saranno un sacco di premi. A gente molto conosciuta come Enzo Bellavia, che sappiamo che è un privato che ad Agrigento porta i grandi eventi e merita anche questo, e Sergio Criminisi, Maria Concetta De Marco, Toto Cascio, non so se ce lo ricordiamo, per il Nuovo Cinema Paradiso. Comunque una bella serata, penso organizzata anche bene, spero che il pubblico gradirà.